Ciao a tutti da Podarak, bentornati qui su EuroTrack Simulator 2. Siamo a bordo dell'Iveco e siamo in Italia. Più nello specifico nel porto di Napoli e mi sto dirigendo in una ditta per il ritiro di un rimorchio che dobbiamo portare in Sardegna. Sapete nella 1.35 è uscita la Sardegna, l'abbiamo già esplorata tutto in un video. Oggi andremo a fare la nostra prima consegna a Sassari. E partiremo appunto da eh, Napoli. Ovviamente c'è il navigatore che ci fa un po' da sottofondo sotto e eh, ci dirigiamo verso la destinazione. Riguardo il navigatore in basso a destra, mi ricordo che qualcuno di voi mi ha, mi ha scritto, guarda il che Poderac puoi ridurlo. Eccoci arrivati. Salve, ma, salve. Eh, do, forse dovevo impostare un tasto sul su pannello di controllo del gioco, però... Adesso non ho tanta voglia di farlo. Tanto c'è la voce dovrebbe aiutarci. Abbiamo la possibilità di trasportare dei sistemi di scarico e tramite il tasto configuratore possiamo decidere il tipo di rimorchio, se non vado errato. Ma io direi di scegliere proprio quello. Ma sì, che ci frega. Scegliamo lui, va bene. Ah, ah, i trasporti speciali dove vanno? Faremo magari prossimamente anche qualche trasporto speciale. Ma... Eh, che cosa tratteremo oggi? Oggi tratteremo... Aspetta eh, ho accettato il lavoro ma dov'è che devo andare a prendere il rimorchio? Sarà in fondo? Oggi andremo a parlare... Oh, non è che devo girare? Buh. Del nuovo Iveco e eh, non a caso siamo a bordo di un Iveco Ma qui raga, aspettate O oh, non oh, sono io che non ho accettato... Aspetta eh, ma non è che è questo il rimorchio? Vedo qua... Qualcosa... Questo rimorchio non è, però ci assomiglia, maledetti, li fanno uguali, così ti confondi. Ecco qual è il difetto di avere il navigatore piccolo. Ole, controlliamo sempre gli specchietti quando facciamo queste manovre. Rimaniamo dall'interno e facciamo un vero simulator che in realtà ci sta quasi quasi estendere il roleplay play su Eurotrack. Ci sta, ci sta. E chi lo sa se un giorno... Ci penso, ci penso, ma di la verità, io faccio già un po' di. lavoro. Di simulazione. Ok, no, scherzo. Scherzi, scherzi a parte. Andiamo, andiamo. Sui social, eh, sui social dei camionisti, ovviamente. Sta un po' esplodendo la notizia del nuovo. Iveco, S-Way. 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 Prima era Highway, adesso è S, Lignetta, Way o, o Sway a a No, no, S, Lignetta, Way Mi vengono già i primi voltare dubbi a Aspetta, eh, vediamo, vediamo Nel frattempo noi ci dirigiamo nel porto Non si guida con il telefono in mano, ma noi lo facciamo lo stesso C'è un bordo, andando qua siamo in un gioco sì, S, Lignetta, Way e eh, vi faccio vedere adesso qualche immagine. Grazie, regia. Fai vedere qualche immagine del nuovo Iveco. E lo commentiamo un po' insieme queste, queste immagini. Perché eh, l'ho condivisa, condivisa anche su Su, su, su EuroTruck. Nel frattempo sono, sono contro mano. Su Eurotruck Simulator 2 Italia su Facebook. Ho visto che vi è piaciuto. Almeno dal numero di mi piace. Poi non ho visto i commenti. Riorientamento. O se riorientamento, che siamo nella strada giusta. A posto gli diciamo di andare a Cagliari, non a Palermo, se no Stavo facciamo... Il ma cosa stai ricalcolando, che siamo nella strada giusta? Ok, ok, scleriamo con il navigatore. Benvenuto a Cagliari! Andiamo a vedere le pecore, sì! Più che le pecore. Ma... Io non mi ricordo, Alex, dov'è che abitavi tu? Quale parte della Sardegna? Così venivo a trovarsi con il camion. Prepararsi a voltare a sinistra. E ci prepariamo a svoltare a sinistra. Allora... A sinistra. Che bello, io mi, 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 mi perdo in chiacchiere inutili. Quando ho iniziato ho iniziato pensando di parlare del nuovo Iveco e siamo ancora qui a, a, a parlare di altro. Comunque, dalle prime impressioni sembra un camion... Uh, non, non sembra un Iveco, dai. A me, cioè, io a dire la verità, e la, forse l'ho anche condiviso tanto tempo fa su Eurotrax 2 avevo condiviso qualche immagine in anteprima del nuovo Iveco, ok? Perché sapete, io non è che sono un esperto di camion, edizione. attenzione, sono un appassionato, un appassionato ma neanche di quelli, oh che sa tutto dei motori, tutto di, di camion... Ragazzi, sono appassionato come molti di voi grazie a Eurotrack. Eurotrack ti ha dato quella, mh, quella voglia un po' di sapere sui camion che prima non avevi. Io prima, in, in, quando andavo in autostrada, per me tutti i camion erano uguali. Da quando ho iniziato a giocare da bambino a Eurotrack Simulator 2 è tutta altra storia. Riesco a riconoscere ogni camion come le auto, no? Quando, quando qualcuno ama le auto le, le riesce a riconoscere. Stessa cosa per i camion. E niente, ho perso il filo del discorso. Stavo dicendo che alla fine c'è questo nuovo veicolo qui. Che appunto era comparso come, come uno scherzo: nel senso che molti pensavano fosse Photoshop su internet. Perché eh, a quanto pare qualcuno è riuscito a, a fare qualche scatto di um, un prototipo di questo camion e, e si è diffuso nel web. Io, io, io. Io stesso ho detto, oh che figata questo nuovo Iveco, però mi sembra Photoshop. Perché assomigliava troppo allo Scania, ragazzi. Ho detto, questo è uno Scania. Questo è uno Scania, non è un Iveco. Anzi, addirittura qualcuno l'aveva un po' confuso con... Um, qualcuno aveva detto... Perché in queste immagini dema, a parte una dove proprio si vedeva che... Oh, questo è l'Iveco. Però sembrava strano. Ce n'era un'altra di immagine che circolava in rete, in anteprima. Però aveva gli adesivi, no? Era... Si vedeva... si vedeva il profilo del camion, ma era impacchettato, tra virgolette. Sembrava più un DAF spacciato per un noi vecchio. In realtà, eh, rivedendo quelle immagini, ho detto, cacchio, era vero que quelle immagini. A volte i rumors, come per i telefoni, si avverano, cioè, non è che si avverano, sono veri rumors, però finché non vedi non credi. E a primo d'occhio, appunto, vi ho detto: Questi nuovi vieco secondo me assomigliano molto, molto agli Scania. Davanti, dai, è una scopiazzatura incredibile. Però non mi dispiace, eh. Attenzione, sinceramente, sì, ci assomiglia, non, non direi copiato, ci assomiglia. Però è normale, è dai, adesso. è normale all'inizio. Magari sembra così. Ma è così. Assomiglia più a, a un, ai profili dello Scania. Ma, ma è giusto che Iveco rinnovi un po' il suo stile. Diciamo che non è sempre stata al top da questo punto di vista. Eh? Certo c'è cioè, per esempio la, il Renault quello lì. Come, ma che è il Renault Megan? Magnum forse. Il Renault Magnum, quello piatto, avete capito. Quello eh, che a me sembra una rana. Non so perché non, non ci assomiglia a una rana. Però quello piatto. Per esempio, quello è uno dei... Da un, punto dei vis, da un punto di vista del design, è brutto. L'Iveco, da un punto di, di vista del design, non mi è mai dispiaciuta, eh. Attenzione, eh, sono un grande fan di Iveco. Fan, nel senso, mi piace più Scania. Eh, cioè, diciamocelo tutto, lo Scania è lo Scania, ok? Tutti gli Scania che sono usciti, dal più vecchio al più nuovo, mi sono sempre piaciuti da un punto di vista del design. Iveco, Iveco mi è iniziato a piacere particolarmente con il modello Highway Finalmente da un nuovo stile, cioè con l'Highway eh, eh, Si è fatta un po' notare che alla fine è questo il modello Highway, guardate eh, Sinceramente non mi è dispiaciuto affatto, ha comunque mantenuto i lineamenti di Iveco Ma con un'interfaccia un più aggiornata Adesso ha proprio rivoluzionato un po' il design. Cioè, se tu vedi l'Iveco Highway less so, e l'Essway dici, e ci togli la scritta Iveco, sembrano due, ma due marchi totalmente di diversi. E però devo dire che comunque questi, questi nuovi lineamenti, certo, magari se abbinati in un certo modo, possono piacere. E non dico che potranno battere perché alla fine, oh, ok, in prestazione è tutto. Però... Il design conta in un camion, eh. Il design, dopo tutto... Potrebbe incidere anche sulla scelta. Se così vogliamo dire. Qui sto un po' bestemmiando per alcuni. Però... Boh... Bisogna anche vedere un po' le prestazioni. Da un punto di vista tecnologia, secondo me... Boh, non lo so. Forse che è un po' EuroTruck O... O altro. Però... Essendo che Iveco fa parte del uh, gruppo Fiat Se non vado errato Cioè sì Più o meno sì fanno, fanno parte della stessa famiglia Fiat Da un punto di vista di modelli auto Ragazzi è tipo il Fiorino O oh, non lo aggiornano da non so quanti anni È sempre uguale il Fiorino Poi uh, hanno venduto il Fiorino per dire pure alla Renault È uguale mm. Boh Fiat diciamo da un punto di vista design è sempre mantenuta. Da un, punto, da un punto di vista meccanico, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, riguardo da un, i mezzi, no? I mezzi Fiat, davvero, non dico che sono indistruttibili, però sono piuttosto resistenti, nonostante comunque non siano troppo costosi. Certo, ci sono modelli che... Fanno un po' Fanno acqua un po' da tutte le parti Però raga l'iveco Alla fine secondo me è la stessa cosa Sì, si, si è aggiornato con l'highway Restyling un po' così e così Ecco Non ho visto bene gli interni del nuovo iveco Però Cioè nel senso li ho visti ma Li ho visti così Aspettate eh, che magari Eh li ho rivisti gli interni Appunto hanno fatto un bel lavoro da un punto di vista esterno design, ma all'interno è questo qui, ragazzi. Le ve qui all'interno. Però boh, sicuramente per dire se è un valido camion. Certo, non so, non, non so se, compete, se è in grado di competere con lo Scania. Scania, dopo tutto, non dico che è un camion di lusso, ma quasi. Certo, se da un punto di vista, magari. Di manutenzione. Non, magari non si sp spascia dopo 100.000 km, ecco. Se, se è buono da un punto di vista di consumi, sicuramente potrebbe essere un mezzo top. Vedremo in futuro comunque. Sicuramente qualcuno di voi mi chiederà qui nei commenti: Ma Poderak, quando arriverà l'Iveco S-Way? Qui su Eurotrack Simulator 2 Questa è una bella domanda È una bella domanda Però la risposta mi sa che vi scoraggerà un po' Per quale motivo? Raga Da quanto tempo stiamo aspettando il Renault Range T? Da troppo tempo Saranno passati 3-4 anni da quando l'hanno annunciato No, 2 anni 2-3 2 anni sicuro 3 o 4 può essere anche e eh, l'Iveco S-Way è uscito adesso, da, da, da partire me anzi, dal mese scorso, dai, fine mese scorso, secondo, se non vado errato, e fai finta che oh, la SCS software si è messa subito in contatto con Iveco per, uh, Iveco per uh, implementarlo nel gioco raga. Dub dubito, dubito fortemente, davvero della della possibilità che questo camion venga aggiunto credo più nella possibilità nella, mh, nella presenza di mod che magari vi permetteranno di implementarlo magari se appunto uscirà questo, questa mod la porto volentieri certo la mod è sempre una mod il gioco originale è sempre il gioco originale però boh Ok, che stanno. Lo stanno aggiornando a menetta sto gioco, raga. Ma prima o poi. Prima o poi sto gioco. Non uh, dico che deve. Dovrà uscire un'altra serie, secondo me. Prima o poi. Perché se, si sta facendo un po' troppo vecchio questo Eurotrack. Si sta facendo un po' troppo vecchio. Magari dopo la gente inizia a stufarsi, inizia a non giocarci più. Quindi bisogna vedere cosa ha intenzione di fare la SCS Software. Anche perché aveva in ballo. La questione degli autobus, ancora non si è capito dopo tanto tempo a che punto sono gli sviluppi riguardo Euro Coach Simulator, non si è capito se vorranno fare un gioco dedicato con la mappa di Euro Truck o un DLC che trasforma Euro Truck in un Euro Coach Simulator. Fatto sta che comunque io magari riguardo gli autobus so che vi piacciono e quando ho tempo o quando voglia vi porto un video di quel tipo. Come avete notato in questi giorni non sono stato molto attivo, anzi, devo dire sono stato decisamente inattivo. Il che è motivato dal fatto che un po' è estate, un po' perché non ho voglia di prendere il volante, un po' soprattutto per un po' che sto giocando a GTA 5 Roleplay. Il problema di GTA 5 Roleplay, qual è? Perché dite, oh, quindi ci giochi, ma facci gameplay no? O facci le live? Allora, le live è impensabile sti pensare a un altro Twitcher che. No, Twitcher che in realtà prima era youtuber, poi è diventato Twitcher. Adesso fa un po' tutte e due. Perché facendo GTA 5 roleplay per qualche motivo è stato considerato dopo violenza. Cos'è che è stato considerato? Hanno detto bullismo. Che è assurdo. Dici che è un gioco. Come fai a considerarlo bullismo? E quindi magari tu dici. Finirsi a destra e poi... Farci una live è pericoloso perché. Un conto se lo registri Io ad esempio lo registro Uscire a destra. Lo registro Meno male che c'è il navigatore Che dal navigatore lì non si capisce tanto Lo registro Ma qualcuno mi bestemmia, Qualcuno mi dice una parolaccia È grave O un insulto razzista Io lo posso tagliare Nella live non lo puoi fare A meno che si sì, Fai la live ma dopo la cancelli Ma non... A parte il fatto che Penso che in caso di problemi Hai comunque conseguenze Ma in ogni caso ehm, In ogni caso Bisogna vedere Io preferisco Penso sempre farci testa. il gameplay Il problema invece del gameplay è che magari registri due ore Ma non è successo niente di eclatante a la di, Da dire prendere la terza uscita. A dire Oh Ci fa un gameplay Magari veramente tre, tre ore non faccio niente E questo qua si ferma durante la rotonda Perfetto Dove, Doveva Uscite essere il contrario passo. Cioè che io andavo in una corsa di sinistra Vabbè comunque qua funziona così la logica di Eurotrack Voltare a sinistra Niente, voltiamo a sinistra, parcheggiamo. Non ci hanno fatto ancora multe. Abbiamo guidato, anzi, ho guidato piuttosto bene, devo dire. Eh? A a Quasi che. Oh. A oh, ragazzi. Ho guidato sì, bene. Arrivati. Limiti penso rispettati: zero multe, zero incidenti. Meglio di così che vuoi. Facciamo un parcheggio veloce perché eh, tra poco devo volare. Il parcheggio lo devo fare, così ci salutiamo. Comunque, io spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Abbiamo parlato un po' del nuovo Iveco, ma non solo, abbiamo parlato un po' in generale. Devo dire che forse non farò tanti tagli in questo gameplay. In ogni caso, vi sto dicendo che sto utilizzando il mouse di Logitech, una figata assurda, raga. Una figata assurda. Non, non riesco più a staccarmi dai mouse wireless e finalmente con questo Logitech eh, mi è ritornata la voglia di utilizzarli anche perché funziona veramente bene se siete interessati vi lascio il link in descrizione vi lascio il link in descrizione anche del gioco se siete interessati all'acquisto mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale seguitemi su facebook instagram telegram che trovate sempre qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao